altro noi ringrazio anche sia l'Associazione dei Consumatori molte aziende che sono qua presenti, perché noi all'Università di Catania da parecchi anni, ormai è il quinto anno, il prossimo dovrebbe essere il sesto, abbiamo attivato un master che si chiama Customer Care e tutela dei consumatori, che è proprio finalizzato, qui parliamo tanto di scuola, finalizzata a formare delle figure professionali che dovrebbero poter agire su entrambi i fronti, da una parte della customer satisfaction e dell'altra della tutela dei consumatori. Una scommessa che portiamo avanti da alcuni anni e che devo dire tenacemente, anche se diciamo ancora, come dire, l'accoglienza dal punto di vista dell'inserimento occupazionale è un po' tiepida, ma speriamo di migliorare in futuro. Quindi, diciamo, tra l'altro, perché ringrazio, tra l'altro per questo master abbiamo goduto per chi lo frequenta, delle borse del CNCU, ma soprattutto abbiamo goduto delle lezioni, della formazione che sono venuti a fare degli esperti mandati sia dalle aziende che dall'associazione dei consumatori, e questo lo riteniamo il vero, diciamo, capitale aggiunto per noi, perché intendiamo proprio fare una professionalità che sia strettamente legata diciamo, a quello che questi giovani, ma anche meno giovani, perché abbiamo anche persone che lavorano, dovrebbero andare a fare nel mercato. Come diceva prima il presentatore, questa ricerca, io sono solo, diciamo, la relatrice, questa ricerca è frutto di un lavoro collettivo che è stato fatto appunto nella nostra università, che raccoglie appunto docenti e collaboratori di questo master, la professoressa Delia La Rocca, che insegna diritto privato, la professoressa Cinzia Cambria, il dottor Arcidiacono, il dottor Lo Surdo, la dottoressa Monaco. Diciamo, il lavoro è diviso appunto grosso modo in quattro parti: c'è una premessa, diciamo, generale, poi c'è una premessa più di taglio giuridico, che è stata fatta in collaborazione alla professoressa La Rocca, Cambria e dal dottor Lo Surdo, e poi uno, diciamo, che fa un po' la storia, diciamo, delle liberalizzazioni, che è condotta da Davide Arcidiacono, è un capitolo che si occupa appunto dell'impatto economico delle liberalizzazioni, che è stata fatta dalla dottoressa Monaco. Naturalmente io riferirò solo su alcune cose perché il rapporto è corposo, lo trovate in questa pubblicazione che è stata distribuita oggi e che appunto poi saremo molto contenti se ci farete osservazioni, suggerimenti di miglioramento. Allora io volevo fare una piccola premessa, diciamo, questa è la questione delle liberalizzazioni, entra nel cuore di quello che è, diciamo, il fondamento stesso delle nostre società. Badate bene, un fondamento che persino Smith nel Settecento, che è stato ritenuto, diciamo, il più grande teorico dell'essere-faire e quindi dell'economia liberale, diciamo, aveva presente, che è quello del rapporto appunto tra Stato e mercato, e direi io che, come è stato precisato nella storia e nella teoria successivamente, l'economia sociale. L'utopia, diciamo, del mercato, sappiamo, la storia l'ha dimostrata, la teoria l'ha appunto scientificamente avallato, che il mercato autoregolato è un'utopia che non esiste. Il mercato ha bisogno, diciamo, di essere supportato, ma non solo per le funzioni classiche, che sono le infrastrutture, la difesa, diciamo, la legalità e così via, ma anche per delle cose molto più complesse. Come poi dimostrò Keynes nella sua rivoluzione, il mercato tende a non, diciamo, alla subottimalità dell'allocazione delle risorse di capitale e lavoro, come ahimè in questo momento sta avvenendo. Il mercato tende spesso a delegittimarsi, perché crea diseguaglianze, perché crea, diciamo, come dire, opportunismo, distruzione dell'ambiente e quant'altro. Quindi ha bisogno anche di legittimazione e indirizzo. Non solo, ma il problema che, diciamo, al centro della riflessione appunto di molti studiosi e di Keynes per primo, con quello che gli interessi collettivi non coincidono con gli interessi individuali. Ma questo lo vediamo anche nel consumerismo. Il consumerismo rispetto ai singoli consumatori, cosa ha di differenza? Diciamo che il singolo consumatore, che è
altro rispetto all'interesse del singolo consumatore, riesce a dare voce collettiva a quelli che sono gli interessi dei consumatori. E quindi diciamo questo è questo, come dire, per dire che cos'è il cuore. Naturalmente noi sappiamo bene che anche lo Stato, l'economia statale, diciamo la pianificazione pubblica dell'economia ha avuto distorsioni infinite, diceva, credo Churchill, diceva il mercato è il peggior modo di produrre ma è l'unico migliore che abbiamo, ed è perché le distorsioni sono state l'inefficienza, la scarsa innovazione, la burocratizzazione e così via. E quindi questa, diciamo, parabola che ha contraddistinto tutto il Novecento di confini mobili tra questi, direi non due, tre modelli di regolazione che sono Stato, mercato ed economia sociale, un ambito che ahimè viene pochissimo attenzionato, vale a dire l'importanza che l'economia, intendo per economia sociale, l'economia della famiglia, l'economia del volontariato, della comunità eccetera, e di cui in qualche modo fa parte appunto il consumerismo, l'importanza che ha per il funzionamento degli altri due ambiti che sono appunto la regolazione pubblica e la regolazione del mercato. Poca attenzione, intendo dire, perché poca attenzione perché, grazie, perché appunto è il rapporto tra self-service economy e le altre due economie è di cruciale importanza, non solo per i beni che si producono e per gli input quindi che ne vengono rispetto alla produzione pubblica e alla produzione privata, ma anche perché l'economia, diciamo, solidale e l'economia della reciprocità è fonte di etica, di valori etici che possono, come dire, travalicare negli altri due ambiti, così come ahimè può essere fonte di legittimazione di distorsioni e corruzione. Noi sappiamo che in Italia uno dei problemi più gravi, e oggi è stato sottolineato anche ai workshop, è la non adeguata, diciamo, consapevolezza e coscienza del singolo, diciamo, della famiglia, del consumatore rispetto a che quali sono le proposte del mercato. Allora, adesso diciamo quali, che cos'è, sappiamo tutti che cos'è la liberalizzazione nel campo europeo. È stata, diciamo, il modo di operare l'integrazione attraverso applicando le famose quattro libertà, appunto, di circolazione di merce, persone, servizi e capitali. E però, diciamo, l'accentuazione in ambito comunitario, in ambito nazionale è stata diversa. Per diciamo, intanto giustamente chi mi ha, prima si notava, occorre fare una netta distinzione tra privatizzazione e liberalizzazione. La privatizzazione, diciamo, può avvenire senza liberalizzazione, e la liberalizzazione può avvenire anche in assenza di privatizzazione, anche se il rapporto, diciamo, è complesso. Allora, in ambito comunitario infatti si è insistito di più sulla liberalizzazione invece sulla irrilevanza dell'indifferenza degli assetti proprietari proprio a fini di crescita economica. Per quanto riguarda l'approccio nazionale si è invece assunta, diciamo, oltre che appunto la liberalizzazione a fini di crescita, anche la privatizzazione per sanare, diciamo, come strumento per sanare i bilanci dello Stato. Sappiamo che anche in questi giorni, questa è una delle questioni all'ordine del giorno, questo di privatizzare per far fronte ai crescenti bisogni finanziari dello Stato. Diciamo, il nodo più importante che ci riguarda per quanto riguarda questa, diciamo, questo nostro convegno è quello che è questo processo che cambia totalmente l'ottica rispetto al ruolo del consumatore. Il consumatore, diciamo, assume il suo doppio ruolo, da una parte di essere operatore economico, quindi attore economico, che è perché è destinatario finale appunto dei beni che vengono prodotti dalle aziende o che vengono prodotti e distribuiti dalle imprese pubbliche, ma è anche un titolare di diritti fondamentali. Vale a dire, diciamo, quindi la liberalizzazione ha un effetto ambivalente rispetto al ruolo e alla figura del consumatore. Da una parte, diciamo, i processi di liberalizzazione sono finalizzati a tutelare il consumatore perché dovrebbero consentirgli una più ampia scelta a minore prezzo. Dall'altra, la tutela del consumatore diventa un vincolo per la liberalizzazione, perché le liberalizzazioni hanno, diciamo, vengono posti dei limiti alle liberalizzazioni in nome appunto dell'interesse del consumatore.
Quindi diciamo, per quanto soprattutto, per quanto, perché voi sapete, qui ci tornerò dopo, per quanto riguarda il commercio, il problema della liberalizzazione è più semplice, perché il mercato delle merci è più semplice da liberalizzare. Sappiamo che ci sono problemi anche per quanto riguarda il commercio, che c'è stata tutta una normativa in merito, ma il problema vero della liberalizzazione appunto riguarda i servizi. E quindi regolazione e liberalizzazione assumono, tendono a coincidere proprio per questa, diciamo, doppia natura della questione del rapporto tra liberalizzazione e consumatore. Appunto dicevo prima che per quanto riguarda la liberalizzazione del commercio è stata molto più semplice ed è un processo più semplice, ben diversa, ma non solo in Italia, lo diceva prima anche il commissario europeo, in tutta l'Europa la liberalizzazione dei servizi è un processo molto ma molto più lento, che si calcola intorno al 20% la percentuale di servizi liberalizzati, mentre sappiamo che il terziario ormai è il settore dei servizi ha un enorme impatto nell'economia per quanto riguarda sia la produzione di beni che per quanto riguarda l'occupazione. Uno dei nodi cruciali è stato questo del famoso provvedimento dell'attuazione della direttiva sulla liberalizzazione dei servizi, che sappiamo ha avuto poi una serie di modifiche perché è stata limitata successivamente, mentre prima vi fu fatta un'eccezione molto ampia e che si scoprì che era abbastanza inattuabile, diciamo, poi è stata soggetta a molte limitazioni, e all'applicazione, all'attuazione italiana della direttiva dei servizi. Che però opera in una direzione importante, quella di far sì che gli strumenti concessori autorizzativi siano un'eccezione, non una regola, e che quindi la regola sia la liberalizzazione, che qualora si pongano vincoli alla liberalizzazione debbano essere giustificati. Naturalmente ci sono una serie di nodi critici in questa direttiva sulla liberalizzazione dei servizi in Italia. Una appunto è la genericità di che cosa si intende per servizio, cioè si finisce per intendere per servizio tutto, la produzione quindi di qualunque prestazione anche di carattere intellettuale, purché sia svolta in forma, non subordinata. L'altra è la genericità anche dei presupposti che giustificano dei limiti posti alla liberalizzazione, che finisce appunto porre dei limiti generici può significare poi legittimare tutti i limiti. L'altra è l'ampiezza dei cosiddetti requisiti minimi, cioè dei requisiti minimi che un processo di liberalizzazione deve rispettare, che quindi possono riguardare l'ambito territoriale, perciò la distanza tra l'erogazione di un servizio all'altra, oppure i requisiti del soggetto che offre i servizi, oppure il numero minimo di dipendenti, tariffe obbligatorie e quant'altro. Cioè, quindi questa ampiezza e genericità dei vincoli e dei requisiti minimi ammissibili possono portare di fatto a una limitazione delle liberalizzazioni. L'altra questione importante è questa della complessità. Qualcuno, non so se ieri o stamattina, forse ieri nel dibattito di ieri lo sollevava, è quella la complessità del quadro istituzionale appunto che riguarda il settore dei servizi. Vale a dire intanto i vari livelli di governance delle regole e la sovrapposizione spesso di questi vari livelli che rendono particolarmente complessa la regolazione. L'altra è che però si giustifica, perché che cosa ha le sue fondamenta? Uno nel fatto che ogni settore ha delle specificità tecniche particolari e che quindi richiede una regolazione specifica. L'altro si giustifica anche col fatto che ci sono una pluralità di interessi, che quindi da un unico ambito, livello di governo non possono essere tenuti tutti presenti da un unico ambito, che riguardano quindi molti ambiti di governo. E quindi la regolazione, la complessità della regolazione attiene a due finalità. Che è appunto la possibilità di adattamento delle decisioni pubbliche ai vari ambiti per limitare le distorsioni del mercato, e questo viene fatto fondamentalmente attraverso le autorità e le agenzie indipendenti che
debbono avere competenze specifiche e debbono riguardare, che hanno come dire, caratteristiche di terzietà rispetto agli attori in gioco e che possono, diciamo, possono poi riguardare la, diciamo, possono regolare le singole prestazioni di servizio. L'altra è rendere più agevole appunto la, la tutela dei diritti degli utenti e per, diciamo, per permettere questa loro empowerment, così come dire. E questo comporta spesso anche una pluralità di luoghi, diciamo, di ambiti e di istituzioni a cui gli utenti si possono rivolgere con tutta la complessità che ne consegue. Salto un po' di cose perché sennò andiamo troppo per le lunghe. Quali sono, salto anche per adesso la cosa delle professioni perché poi ci ritorno successivamente. Nel rapporto c'è un breve excursus sulla, appunto sulle liberalizzazioni in Italia. Uno dei problemi che è stato anche questo, diciamo, sottolineato in varie sedi è che in Italia è stato più un processo top-down, cioè che è stato molto stimolato dalla comunità europea, che un processo, diciamo, che veniva su dal basso. Anzi, si è detto sempre, c'è stato un bel intervento tempo fa di uno studioso politico a metà, che diceva che in realtà in Italia una cultura delle liberalizzazioni non c'è stata mai, è stata poco sostenuta e poco legittimata da tutti gli ambiti, e quindi diciamo, questo in realtà è il vero stato alle liberalizzazioni e la mancanza di cultura. È stato detto anche ieri in molti momenti questa questione della, della cultura delle liberalizzazioni. Ci sono state due fasi recenti di accelerazioni, una delle lenzuolate di Bersani appunto 2006-2007 e l'altra dei decreti Monti, che ora qualcuno dei quali è stato ripreso. Anche se il processo di liberalizzazione a partire dagli anni 90 è stato, diciamo, di intenso in Italia, tuttavia appunto forse in questi momenti, solo in questo, a partire dalla metà degli anni 2000, si è posto anche come processo di, diciamo, in cui c'è stato un dibattito pubblico, come che è stato sostenuto culturalmente da un consenso trasversale che ha cercato di superare anche le classiche divisioni per cui la sinistra era statalista e la destra era per il libero mercato, e quindi c'è stato, come dire, una condivisione, si è cercato di creare una condivisione su alcuni obiettivi. Dicevo che questo processo, nonostante, come dire, questi limiti che sono stati individuati sulle liberalizzazioni, è stato imponente. Ci sono vari indicatori, diciamo, della libertà economica che sono disponibili dovunque, ci sono messi anche in questo rapporto. Per esempio c'è stato, nel ranking mondiale della libertà economica, che è fatta sul sistema legale, sul ruolo del governo, sull'efficienza regolativa e sull'apertura del mercato, l'Italia occuperebbe l'83esimo posto e in Europa il 36esimo posto, quindi sarebbe piuttosto in basso, diciamo, sulla classifica delle liberalizzazioni. Però occorre notare che nell'ultimo anno e negli anni recenti più in generale, diciamo, il nostro paese ha registrato indici di crescita delle liberalizzazioni molto consistenti, che l'hanno portato per esempio a passare in questa graduatoria dai paesi che erano assolutamente non liberi ai paesi poco liberi. Quindi, diciamo, il processo si è avviato sicuramente. L'altro, diciamo, c'è un altro anche indice di regolazione del mercato elaborato dall'OCSE, che è appunto sul posto che occupa l'Italia, e in questo indice, come vedete, sembra che l'Italia, grazie appunto a questo processo, ha portato l'efficienza della propria regolamentazione sui livelli dei maggiori partner europei. Quindi anche se ancora rispetto alle nazioni più liberalizzate, appunto come la famosa Gran Bretagna o l'Irlanda è ancora più, diciamo, non si trova piuttosto lontano, tuttavia
diciamo, il processo è avviato. Anche l'Istituto Bruno Leoni, che come diceva qualcuno stamattina è sempre molto, molto parco nell'assegnare diciamo, nel voti positivi nelle liberalizzazioni, ha individuato un trend positivo, come vedete da questo dato. Più complicato è l'indice di vischiosità normativa, in cui l'Italia occupa veramente uno degli ultimi posti. Se voi vedete questi istogrammi che riguardano appunto tutti i tempi che ci sono per avere un'autorizzazione, per ottenere una licenza, per avere per un procedimento di inadempienza contrattuale e quant'altro, non parliamo, diciamo, per una procedura fallimentare, sono tempi biblici, come sappiamo. Infatti l'Italia si trova all'ultimo posto, prima della Slovenia, nell'indice di vischiosità normativa. Invece, per quanto riguarda le privatizzazioni, l'Italia ha ricavato in realtà un cospicuo, diciamo, ammontare dalle privatizzazioni, e anche se, considerando sulle ultime privatizzazioni dal 2005-2011 e dopo la Germania e la Francia, tuttavia l'Italia, come vedete, occupa un posto di tutto rilievo nel processo di privatizzazioni. Quindi la privatizzazione, scusate, forse ho detto liberalizzazione, la privatizzazione, che se ne dica, che ancora si sente in questi giorni tanto dire occorre privatizzare perché ancora in Italia siamo molto lontani, non è così, le privatizzazioni non sono affatto così lontane come tanto si dice. Allora, trovate... quanto tempo ho? Siamo... allora, nel rapporto c'è tutta un'analisi specifica sui vari settori, che naturalmente io non posso fare perché il tempo è ristretto. Grosso modo sull'energia stamattina in questo workshop abbiamo detto molte cose. Voi sapete che per tutti questi servizi si pone il famoso problema della rete, della separare la rete dalla gestione. Questo è il nodo cruciale che si ritrova in tutti gli ambiti, e che appunto ora, a proposito di Telecom, ha suscitato ora un grave appunto problema nel momento di questa famosa cessione di Telecom. Questo è uno dei nodi cruciali, però, come dire, anche qua sappiamo che quello dell'energia per esempio è stato uno dei settori in cui non nella produzione, cioè che è stato più liberalizzato, quello dell'energia, e quindi diciamo i risultati sono stati considerevoli. Per esempio, per quanto riguarda il gas, nella produzione e nella distribuzione diciamo del gas è un settore fortemente concentrato, tuttavia per esempio nella vendita al dettaglio del gas la liberalizzazione è stata consistente. Oggi è stato detto, voi sapete, questo è stato ripetuto anche oggi, c'è un problema rispetto a questi servizi, sia per quanto riguarda il servizio elettrico che per quanto riguarda il servizio gas. Nell'ambito del mercato libero di entrambi questi settori di fatto si verificano tariffe più alte che nel mercato tutelato, che il mercato tutelato nell'ambito è un mercato fortemente concentrato per quanto riguarda l'Enel, e invece il mercato, diciamo, libero ovviamente è molto meno concentrato, così come avviene per il gas. Stamattina i rappresentanti delle aziende dicevano appunto questo problema grave delle tariffe, il problema è che le tariffe tutelate sono troppo basse, non rispecchiano i prezzi di mercato, e quindi bisognerebbe intervenire sulle tariffe piuttosto che, diciamo, sui prezzi di mercato. Il commissario europeo diceva un'altra cosa, diceva ma in fondo che le tariffe, visto che ci sono tanti problemi ambientali, problemi quindi di rispetto, energie alternative eccetera, le tariffe saranno destinate ad aumentare, occorre intervenire sui consumi per limitare i consumi. Il problema è complesso, ripeto, lo leggerete nel rapporto, non abbiamo tempo. La questione è di innovazione tecnologica, la questione appunto di separazione tra la rete e la gestione, la separazione, però io credo che anche questa indicazione del commissario europeo sia una cosa da tenere presente. È vero, io penso che
da questa crisi e in generale da questo problema che ci siamo posti alle liberalizzazioni debbano venire anche indicazioni per un'economia diversa. Non è necessario sempre, ecco, voglio dire, il consumismo, il problema che il consumo sia, diciamo, il nostro obiettivo finale, va ridimensionato. Possiamo anche porci fini diversi. Noi, come dire, nella nostra società siamo abituati a pensare che l'obiettivo sia dato, e l'obiettivo è quello di un benessere misurato in termini economici e quindi da parametri economici che sia illimitato. Probabilmente nella nostra società dobbiamo ridiscutere questi fini, vedere se non possiamo anche intervenire sul modello di consumo e rispetto a certi servizi, rispetto a certi consumi. Si pensi a quello del appunto dei servizi, per esempio dei carburanti, si pensa a quello dell'acqua, dell'energia elettrica, eccetera. Per ipotizzare che ci debba essere una limitazione dei consumi, modi alternativi di consumare, credo che questo sia un obiettivo importante. Allora, un'altra questione, un altro flash che volevo dare è quello sui servizi pubblici locali. Questo dei servizi pubblici locali, tra cui questa famosa acqua, voi sapete, che è stato oggetto del referendum, è un problema cruciale. Perché? Perché i servizi pubblici locali sono intanto l'ambito in cui questa regolazione mista, e in particolare l'influenza della regolazione degli enti pubblici locali, è particolarmente complicata e particolarmente farraginosa. Tuttavia, qual è? Intanto bisogna dire che i servizi pubblici locali sono anticongiunturali, mentre l'energia elettrica diminuisce il consumo e diminuisce, il servizio pubblico locale generalmente non diminuisce, anzi per esempio i trasporti pubblici sono aumentati perché la gente usa meno la macchina, quindi questo va tenuto presente. Allora, va tenuto presente anche che in questo ambito, a mio parere, diciamo, tosto che molto, molto di questo capitalismo municipale, vale a dire aziende apparentemente private ma controllate al pubblico, aziende miste, eccetera, ha mostrato largamente dei fallimenti, indebitamente, eccetera. Spesso l'indebitamento è stato maggiore nelle società miste anziché nelle società tutte pubbliche. Allora lì questo isomorfismo che punta sempre all'azienda privata, secondo me va ripensato, non necessariamente. Allora, molti studiosi, adesso c'è tutto un movimento in questa direzione, occorre pensare a una biodiversità, per così dire, delle imprese. Non necessariamente il mainstreaming è sbagliato, vuol dire sempre il pubblico è bello e il privato è bello. Occorre ripensare, diciamo, a modelli di privato, di pubblico, a seconda dei contesti, a seconda dei servizi o della produzione, eccetera, su cui andiamo a guardare. Occorre anche pensare, c'è questo famoso privato sociale di cui tutto si parla, che non serve solo al volontariato dei malati e dei bambini, ma può servire per esempio alla gestione dei beni comuni, può servire anche, diciamo, a una mobilitazione collettiva degli utenti, dei consumatori, eccetera, per gestire in maniera diversa questi beni comuni e questi servizi pubblici. Allora, ipotizzare una collaborazione anche del non profit, di forme diverse di rappresentanza e di impresa, questo potrebbe essere un obiettivo. L'ultima cosa, qua ripeto, io avevo tutte le slide rispetto ai singoli settori, per quanto riguarda il commercio, dicevo prima, il commercio è stato uno di quelli che è più facile se apparentemente liberalizzare. In realtà ci sono alcuni nodi del commercio. Uno è quello, è stato quello appunto dei carburanti. La rete dei carburanti in Italia è molto più capillare che negli altri paesi, però i carburanti costano di più. Da una parte c'è un problema di accise, cioè di carico fiscale sui carburanti, ma dall'altra probabilmente c'è anche un problema proprietario. Le società petrolifere possiedono quasi tutti i distributori. Questo può essere in realtà costituire situazioni di monopolio che bisognerebbe affrontare.
L'altra questione, vabbè, quella sui farmaci è molto conosciuta, diciamo. L'altra questione è quella delle tariffe, voi sapete, delle assicurazioni delle auto. Le tariffe sono, in Italia paghiamo tariffe molto più alte che negli altri paesi, sono stati fatti alcuni provvedimenti, diciamo, che vengono giustificate queste tariffe alcune volte con la frequenza dei sinistri, ma in realtà non è vero, perché al nord si pagano tariffe più basse che al sud. Allora lì bisognerebbe, ci sono stati fatti questi provvedimenti sul sull'agente plurimandatario che potrebbe agevolare, però ognuno di questi ha suscitato, diciamo, delle obiezioni. Occorrerebbe ripensare a moduli di maggiore concorrenzialità per le tariffe. Altra questione che appunto salto largamente è quella dei servizi professionali, perché i servizi professionali ricadono proprio in questa ambivalenza tra un servizio che è un servizio, si pone come diritto perché è la salute, la difesa e così via, è un servizio, diciamo, di mercato vero e proprio, e quindi trovare lì un equilibrio tra la liberalizzata qualunque offerta di servizio privato, per esempio, quindi mi riferisco a tutto quello che è stato fatto per quanto riguarda gli avvocati, quindi liberalizziamo gli accessi, le tariffe e così via, e invece tutelare eventualmente, diciamo, il diritto alla difesa in modo professionale, quindi in qualche modo, diciamo, l'autoregolamentazione degli ordini, questo poi è in definitiva, questa è una questione rilevante, ma che certamente non può subire passi indietro, sono fatti passi avanti, occorre, diciamo, non fermarsi perché uno dei problemi in Italia che c'è, in Italia come negli altri paesi non bisogna, è questo degli interessi corporativi, che va superato appunto con la concertazione e con, diciamo, con la partecipazione, con questa democrazia partecipata che trova nelle associazioni dei consumatori una forte spalla. Ma perché? Perché i consumatori sono questo tramite anche per questa economia solidale, per questi, diciamo, interessi sociali, ma che non possono essere atomistici, perché l'interesse atomistico in realtà non ha capacità di crescita come dire, etica, e di crescita anche dal punto di vista, diciamo, scientifico e politico, ma che ha bisogno di essere rappresentato collettivamente. Grazie, professoressa.